idiota! Facciamola finita! Non andrai da nessuna parte! Troviamolo prima che scappi. Guardiamo all'interno. Tu, vai a guardare in strada. Dov'è il bastardo? Coprimi! Oh mio Dio! Brutta merda! Sull'autobus! Vai! Oh, merda! Ecco, dietro il bagno! Circondiamolo! Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ricevuto. Cosa per tenerla aperta? C'è della roba interessante qua dentro. È lì! Giusto. Ok, vai! Ok, ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho! Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Cavoli. Un sacco di gente non ce l'ha. Non so
Sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Di cosa? Mi sono schierato da entrambe le parti. Uccidi un sacco di innocenti. Lo prenderò per un sì. Prendilo come vuoi. Esserci utile. Ah, non penso che questi tizi... Bene, ecco il ponte, la nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie, rallenta, aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. Fantastico. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. A Ellie piacerebbe. Che è successo? Sono stati i tuoi amici cacciatori? Cos'è stato? Ellie sta giù. Dove hai imparato a sparare? Nasconditi, Ellie. Avevi tutto il gregge davanti e non ne hai colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow! Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Non c'è problema. Sì, come no. Dove cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera. Fortunati bastardi. Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente. Proseguiamo. Sentito niente? Amico, veniva da quella parte.
Sei morto, bastardo! Circondiamo! Scemo! Eccola, arriva! Oh, cazzo! Brutti schifosi! Possiamo salire sul bus da qui. Ok, cerchiamo di sdrammatizzare. Pronti? Lo sai qual è il colmo per un fornaio? Doversi guadagnare il pane. Ma che cos'è? Barzellette. Morti dal ridere, volume 2 di Will Livingstone. Andiamo avanti. Conoscevo una medium che aveva due sorelle. La minore si chiamava Small. La maggiore, Large. L'altro giorno il mio professore di diritto mi ha guardato storto. Chi è il dio del mare? Nettuno. Impossibile! Qualcuno... Aspetta, aspetta, ho sbagliato. Chi è il dio del mare? Nettuno! Impossibile! Qualcuno deve essere... Uffa, l'ho rovinata! Mia moglie e io siamo stati felici per 20 anni. E poi... Ma è tristissima. Ci siamo incontrati. L'hai capita, almeno? Lasciamo perdere. Ecco, non ne ho altre. Quel ponte sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un punto di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Dateci le nostre razioni. Perché non gli hanno dato da mangiare? Spesso perché era finito. Ma il più delle volte se lo tenevano. A posto è successo. Fidati, è successo un sacco di volte. Quell'energia. Ci abbiamo messo 2 minuti a decidere le ore e 5 ore a dare la caccia a lei. Cos'è stato? Sì, amico, cosa cazzo era?
Oh, cavolo. Ehi, l'hai sentito? Accidenti. È proprio qui! Oh, cazzo! Thank you.
Dai, vedi. Ascolta, amico. Veniamoci incontro, no? Per un pelo davvero. Ai confini dell'universo e ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e vinci? Sì. Ok. Piace leggere, eh? Magari. Quando non sto scappando da cacciatori e infetti. Sì, leggo sempre. È ora di alleviare la tensione. Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio. Ok. Dal dottore, dica 3 volte 33. 99! Ho capito! Lei ha i calcoli. Cosa disse l'ultimo dei moicani? L'hai capita o no? Aspettatemi! Ragazza stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Ok, ammetto di non averla mai sentita. Ok, ho finito. Per ora. Abbastanza disperato e capace di qualsiasi cosa. Immagino di sì. Fa attenzione quando scendi. Andiamocene. Ok. Non penso ci abbiano visto. Ecco il nostro ponte. Siamo un po' più vicini. Spero ci sia qualcosa di buono. Thank you.
ragazza è magrissima. Ai tuoi tempi c'era un sacco di cibo, no? Ce n'era, ma qualcuno sceglieva di non mangiarlo. E per quale motivo? Per l'aspetto. Che idiozia. Una barzelletta? Come disse mio cugino nato in Russia, io andrei. Sakharov. Sai che cos'è un tartufo? Una tartina non identificata. Ah, l'ho capito. Chiusa fabbrica di carta igienica. Cosa? Gli affari andavano a rotoli. Tremenda. Un uomo dice al dottore: dottore, quando okay. parlo nessuno mi ascolta. E il dottore: avanti un altro. Così può bastare. Mettilo via. Ok, ho finito le battute. E ora? Salire, posso spostare quell'asse. Solo caffè.
ascoltatori sono andati. Stiamo per scoprire. Via libera, Ellie, scendi. Wow, che roba. Ci è rimontato, non posso capire. Prima che andasse tutto in valore. No, troppo sforzoso per uno come me. Penso che ci serva un po' di sano umorismo. Uomo invisibile cerca donna invisibile per fare cose mai viste. Un uomo entra in un caffè. Splash. Esatto, bellissima. La vita è una battaglia navale. E il giorno dopo cosa? Un giorno ci sei, il giorno dopo... B7, non l'ho capita. La gente racconta barzellette sull'apocalisse come se non ci fosse un domani. Ups. Ecco, non ne ho altre.